Amici sportivi, ben ritrovati per Pallamano Mania, la nostra trasmissione è dedicata interamente alla Pallamano Farmigea. Andiamo subito a presentare gli ospiti di questa sera. Ben ritrovato a Giampaolo Vezzoni, direttore sportivo. Buonasera. E anche a Romano Del Monte, vice allenatore. Buonasera. Alla mia sinistra Michele Bufoli. Buonasera. E altro giocatore Andrea Spadaver. Buonasera. Non è stato un bel weekend per la Pallamano Farmigea, poi scopriremo insieme tutte le dinamiche, davvero una trasferta horror quella di Bologna. Subito con i risultati della nona giornata, Serie A1, Girone B di Pallamano. Carpi Ambra 28-27, Casalgrande Romagna 22-32, Bologna Farmigea scontro diretto per la zona bassa 33-30. Ferrara Teramo 22-42, riposava Ancona in testa, ancora a punteggio pieno Carpi con 8 vittorie su 8, seguita da Teramo, anche se Carpi se l'è vista brutta contro Ambra. Ultimo posto per la Puania Farmigea. Giampaolo Vezzoni, parliamo di questo campionato che rispetta le attese della partita con Bologna, ne parleremo dopo. Peccato che tanti scontri diretti sono stati falliti. Sì, siamo arrivati al termine del girone di andata, il campionato al vertice rispetta le attese, l'unica cosa che non è rispettata è la seconda parte della classifica. Abbiamo perso qualche partita di troppo, sempre poi per un punto di differenza, e sabato lo scontro diretto contro Bologna non è andata bene. Romano Del Monte, eri in panchina a sostituire il coach Cavicchiolo che era squalificato. Cosa è mancato per vincere una gara sulla carta da vincere come quella contro Bologna? Ma è stata una partita strana perché noi ad un certo momento si stava dominando, stavamo 14-7, due minuti dalla fine del primo tempo, poi alla fine del primo tempo o per scarsa concentrazione o per troppi errori nostri, ma la favola del primo tempo è finito con il punteggio di 16-13 per noi. Nel secondo tempo è stata un'altra partita, nel senso che siamo sempre stati avanti. Poi, quando loro ci hanno pareggiato, sono andati avanti di due gol e noi non siamo più riusciti a riagguantare questo risultato, che sicuramente era portata, e abbiamo sprecato un'occasione d'oro, abbiamo sprecato veramente un'occasione d'oro. È stata anche una partita condizionata da alcuni episodi. È giusto dire che quando si perde gran parte della colpa è propria, perché partite da vincere bisogna vincere a tutti i costi, però quando succedono queste cose è una deterrente in più. Andiamo a vedere insieme due episodi particolari che si riferiscono alla partita tra la Puania Farmigea e Bologna, poi ne parliamo in studio. Può partire il servizio. Studio
due episodi, Giampaolo Vezzoni, uno diverso dall'altro, il primo più grave del secondo. Capiamo il perché, mentre torniamo a vederli. Nel primo c'è un fallo da parte di Spadavecchia. L'arbitro cosa fa? Espelle Piletti, non l'autore del fallo, Spadavecchia. Esatto. In quell'altro episodio invece è un'interpretazione un po' cervellotica dell'arbitro, ma alla fine dal punto di vista di decisioni l'arbitro può anche decidere sbagliando, c'è l'espulsione un po' esagerata nei confronti del portiere. Esatto. Cosa avete fatto per tutelarvi? Allora, sono due episodi entrambi incredibili nel mondo della pallamano. Il primo, come hai appena detto, un giocatore del Bologna in contropiede si allarga, va il tiro nella posizione dell'ala e Andrea Spadavecchia chiude lo spazio, interpretazione dell'arbitro, commettendo il fallo. Rigore e sanzione, anziché al giocatore che ha commesso fallo, a un giocatore che era a centrocampo, ovvero Lorenzo Piletti. La sanzione è stata la terza esclusione per due minuti e relativo cartellino rosso, quindi espulsione. La seconda invece, un giocatore del Bologna lanciato in rete, salta, tira, il portiere effettua una semplice parata da portiere e l'arbitro lo espelle con il rosso diretto, giustificandolo che anziché con la mano aperta aveva dato un cazzotto all'avversario. Due cartellini rossi incredibili da una coppia arbitrale non giovanissima e poi da lì chiaramente è venuto una serie di circostanze, era impossibile parlare, ci hanno dato alla fine della gara 10 esclusioni per due minuti, 10 rigori contro, è stata nervosissima. Andrea Spadavecchia, sei stato protagonista di quell'episodio, che cosa ricordi e soprattutto in quelle situazioni che cosa ha detto l'arbitro e come ha giustificato questo tipo di decisione? Sì, io sono andato a chiudere appunto quest'ala che era in contropiede e il rigore appunto c'era perché era un fallo, il fallo che avevo commesso era stato fatto di proposito e però anziché sanzionarmi è andato dal mio compagno di squadra Piletti e lo ha espulso e, dicendo che aveva commesso un fallo precedentemente interferendo con l'azione di gioco. L'ho capito, questa è stata la decisione. Ora avete presentato ricorso, quindi la possibilità, certo, se il giudice sportivo, correggimi se sbaglio, deciderà, valuterà anche le immagini di un errore tecnico, potrebbe esserci addirittura la ripetizione della partita. È così in pallamano? Certo, me lo confermo. Certo. Okay. Confermo in pieno quello che hai appena detto. Quando si saprà qualcosa di più? Il prossimo mercoledì. Ok, quindi la prossima settimana vi daremo indicazioni più precise. Michele Buffoli, davvero tanta amarezza per una partita che si doveva vincere, poi è vero che l'arbitro ci ha messo del suo, tanto nervosismo che è costato caro. Questo nervosismo è stato forse l'alleato migliore di Bologna per poi vincere la partita. Sì, può anche essere vero, però è stato il fatto che abbiamo giocato un primo tempo dove abbiamo dimostrato la nostra superiorità come squadra. Cioè avere un vantaggio di 7 reti nei confronti di una squadra come Bologna, la partita si poteva dire anche quasi fatta. Però nello sport tutto è possibile ed è giusto anche cercare di mantenere un certo equilibrio. Secondo tempo è stata praticamente un'altra partita, cioè gli arbitri hanno cominciato a sanzionare in maniera molto brusca, molto strana, e noi ci siamo ritrovati praticamente per quasi 30 minuti senza un giocatore. E giocare senza un giocatore vuol dire molto, perché anche un giocatore può fare la differenza in una squadra. Quindi ritrovandoci in queste difficoltà abbiamo avuto un calo, ci siamo ritrovati sotto di 4 reti, però poi, non so, abbiamo ribaltato la situazione e siamo ritornati anche in vantaggio. E da dopo quel vantaggio hanno ricominciato ad escluderci un'altra volta, come per esempio un'esclusione su Ben Arek che non c'era. Siamo ritrovati in delle situazioni veramente scandalose, non mi dispiace dirlo, ma scandalose. Romano Del Monte, come hai ritrovato la squadra qualche giorno dopo, all'allenamento? Qual è il sentimento diffuso e soprattutto come si riesce a superare un momento difficile così? Beh, la squadra era demoralizzati tutti i ragazzi perché non si aspettava una partita di quel genere,
un arbitraggio in modo particolare di quel genere, e però la voglia di giocare, la voglia di allenarsi è sempre tanta, e quindi io spero, mi auguro che nella seconda parte del campionato qualche risultato positivo sicuramente verrà, soprattutto appunto nei confronti con Bologna, nei confronti con il Casalgrande, nei confronti anche di qualche altra squadra magari più titolata di noi, perché la voglia di questi ragazzi è tanta, la voglia di emergere è tanta, quindi sì, io sono molto fiducioso per quanto riguarda la seconda parte del campionato. Andrea Spadavecchia, giovanissimo, classe 97, che esperienza stai vivendo con la Farmigea? È una bella esperienza, mi danno molte opportunità, mi danno molti spazi, mi fanno appunto giocare per cercare di migliorarmi, e spero di avere la possibilità anche un giorno di giocare titolare e di ripagare appunto la mia società che mi ha dato questa opportunità. Michele, dalle note dolenti della prima squadra, ultimo posto, ma c'è ancora un girone di ritorno per riprendersi e per raggiungere la salvezza, alle belle notizie, quella dell'Under 20, 3 vittorie in 3 partite, pensate già alla fase nazionale? Che dire, purtroppo mi dispiace dirlo, ma questo campionato Under 20 non è di un livello molto alto, però giustamente noi dobbiamo imporre la nostra bravura come squadra, perché è anche un rispetto nei nostri confronti. Cioè, in campionato Under 20 regionale sì, c'è una squadra che ci può dare un po' di fastidio, ma noi giustamente puntiamo agli italiani perché vogliamo ben figurare, data anche l'opportunità di noi tanti giovani come me e Andrea Spadavecchia, che facciamo parte della prima squadra in Serie A. Vediamo la classifica dell'Under 20, 3 vittorie in 3 partite, 117 gol realizzati, pensate, 70 subiti, 50 gol nell'ultima gara contro Bastia Umbra, davvero testimonia la superiorità della Puania Farmigea. Anche e soprattutto per questo, Giampaolo Vezzoni, per la valorizzazione dei giovani è importante salvarsi. Sicuramente il progetto va parallelo, è vero fare bene in Under 20, ma questi giovani devono avere il futuro e la loro crescita maggiore è sicuramente frequentando i campi della Serie A, è lì che fanno la vera esperienza, che poi possono dimostrarla anche con i loro coetanei in Under 20, quindi sicuramente nonostante l'ultima posizione in classifica siamo al giro di boa. Finito il girone di andata, sabato inizia già il girone di ritorno e il nostro, come ha detto Romano, il nostro lavoro continua sulla nostra strada, perché noi vogliamo centrare tutti i costi la salvezza, perché almeno la prossima stagione tutti questi ragazzi che oggi sono in Under 20 e non sono ancora facenti parte della Serie A possono il prossimo anno accedere anche loro alla Serie A a un'età giovanissima, perché sono tantissimi del 97, quindi sicuramente verrebbe fuori un'altra bella esperienza. Parliamo di Under 14, anche esordio purtroppo non felice a Pontassieve per la Puania Farmigea Under 14, domenica alle 19 al Palazzetto di Avenza il campionato contro Tavarnelle. Come è iniziato questo campionato e che prospettive ci sono per i più piccoli? Campionato Under 14 nostro è un campionato formato da tantissimi bambini di età inferiore, 11-12 anni, ma è proprio un progetto nostro della società tenerli insieme 2 o 3 anni nella stessa categoria, perché almeno possono ben saldarsi tra di loro, formare prima una squadra fuori dal campo per tenerla insieme, passare diciamo l'esperienza che abbiamo vissuto con l'Under 16 dello scorso anno, che li abbiamo tenuti insieme 4 anni ottenendo grandissimi risultati, lo vogliamo ripetere con questa Under 14, che comunque nonostante la sconfitta sta già dimostrando di essere una bella squadra, sono piccolini i bambini però stanno crescendo. Sabato match contro Romagna, dove si giocherà? A Imola, la prima del girone di ritorno. Certo, prima del girone di ritorno con Romano Del Monte, in 2 mesi una sconfitta di 11 punti, si può provare a ribaltare? Ma io penso che
penso proprio di sì, nel senso che dipende dalla concentrazione che i nostri ragazzi danno in campo, perché dal punto di vista tecnico molti hanno già fatto dei grossi miglioramenti. Quindi credo proprio che si vada là non partendo sconfitti, ma cercando di fare un'ultima partita. Vediamo le partite della 10ª giornata, Serie A1, Girone B di Pallamano: Carpi, Teramo, Casalgrande, Ancona, Romagna, Farmigea, Bologna, Ambra, Riposa, Ferrara. Scontro al vertice davvero fra Carpi e Teramo, prima contro seconda. Partita davvero molto molto interessante, con Carpi che comunque sta dimostrando di essere una spanna sopra agli altri. Michele, con Romagna per provare a riscattarsi, non sarà facile? No, non sarà facile come penso tutte le partite, però... Come si suol dire, anche il direttore sportivo una volta mi disse che ogni partita ha la sua storia, e quindi la sconfitta di 11 reti è una sconfitta che appartiene al passato. Noi sicuramente sabato andremo a Imola ad imporre il nostro gioco. Andrea Spadavecchia, che prospettive ti sei dato in questa stagione? Cercare di migliorare il più possibile e... naturalmente la salvezza della nostra squadra e di riuscire a ben figurare nel campionato di Serie A. Sicuramente una partita contro Romagna si giocherà sabato alle ore 18:30, poi ci saranno altre sfide, quindi la lunga sosta e il campionato che si concluderà ad aprile. Gianpaolo Vezzoni, parliamo anche di mercato, perché Francesco Cascone è dato in partenza, ci sono sirene laziali per lui, è vero, lo cederete per avere più spazio altrove oppure no? Cascone è un giocatore di notevole importanza e nella nostra autonomia è sicuramente un giocatore di peso, si fa sentire. Forte interessamento da parte della società Pallamano Lazio, e vedremo ora a breve quali saranno le decisioni. Se così fosse che Cascone viene ceduto alla Lazio, sicuramente poi con gennaio dovremo rimpiazzarlo con un altro giocatore. Senatori giovani, chi è che ti ha stupito di più? Bedenarek Irka è un giocatore di elevatissima esperienza, ha dimostrato il suo valore. Doveva essere colui che prendeva la squadra in mano e ad oggi lo sta sicuramente facendo. Dei più giovani, tutti stanno facendo un grande lavoro, ma forse Lorenzo Piletti in cabina di regia centrale è quello che sta dando qualcosa di più, non solo sotto il punto di vista di rendimento in campo, ma anche come coinvolgimento. È un ottimo ragazzo e sta dando tanto. Però anche i vari Mancini, Buffoli, Anelli, gli altri ragazzi che sono venuti quest'anno, tutti i 94, stanno comunque dando un buon rendimento, si impegnano tanto e veramente siamo contenti. Michele Buffoli, 2 punti in 8 partite, quanti ne servono ora per arrivare alla salvezza, per giocarsi i play-out? Ora bisogna fare il triplo dei punti. Beh, io sono del parere che non importa sapere quanti punti servono, cioè io sono del parere che bisogna scendere in campo e lottarsi ogni partita, vincerla non solo perché ci servono dei punti, vincerla per dimostrare che anche noi ci siamo, e noi ragazzi che siamo molto giovani vogliamo dimostrare davvero a questa Italia che ci ha sottovalutati sin dall'inizio che noi valiamo molto di più di quanto credono. I punti sì sono importanti per rimanere sicuramente in Serie A, però come se non dobbiamo badare solo ai punti, ma dobbiamo badare sempre a dimostrare quel che valiamo. Siamo in chiusura. Grazie a Gianpaolo Vezzoni. Grazie, buonasera. Grazie a Romano Del Monte. Grazie. Michele Buffoli. Grazie. E Andrea Spadavecchia. Buonasera. Noi ci ritroviamo come sempre per parlare di Pallamano, Pallamano Mania, trasmissione dedicata alla Pallamano Apuania Farmigea, mercoledì prossimo alle ore 19. Arrivederci e buona serata.